Siamo nel pieno centro di Taranto, in via d'Aquino. È un orario caldo perché tanti ragazzi escono da scuola e vogliamo chiedere loro, ma credono ancora nella politica? Qual è il loro punto di riferimento politico? Scopriamolo insieme. Tutto dipende, diciamo che comunque possiamo vedere che la politica, quella che viene mostrata più che altro in TV, molte volte è apparente, perché comunque è mascherata da una realtà e dalle parole. Una realtà che quindi è mascherata la maggior parte delle volte quindi dalle parole, quindi secondo il mio personale parere non è una realtà comunque a cui noi ci possiamo attenere. E a livello locale come vedi la situazione? Tu di dove sei? Di Taranto, quindi di città Taranto. Come vedi la nostra città, come è amministrata? Secondo me ci dovrebbe essere un'amministrazione diversa, nel senso che comunque dobbiamo cercare di intervenire all'interno della città, dei cittadini e vedere quali sono i problemi fondanti, evitando quindi di andare su temi comunque troppo generali. Chi è il soggetto politico da cui ti senti meglio rappresentato? Quest'oggi da nessuno, un tempo magari. Da chi un tempo? Da per esempio Giorgio Almirante, quel che fu. Proprio. Vabbè, quest'oggi c'è Giorgia Meloni che secondo me. E a livello locale? A livello locale da nessuno. Credi nella politica? Certo che credo nella politica. In chi? Io credo, cioè, in una nazione comunque dove la democrazia debba regnare contro ogni tipo di regime, ogni tipo di chiusura. E a livello locale? Proprio il comune? Il comune non credo. Come vedi il sindaco Stefano? Non lo vedo benissimo, perché ormai alcuni atteggiamenti da parte sua non sono sbagliati nei confronti di alcuni, per esempio dell'ILVA o altre diciamo, agenzie. Tu quanti anni hai? 14. Se tra qualche anno andrei a votare, no? Per chi voteresti? In questo momento, politica sì. Nazionale. Diciamo, come, cosa preferisci? In questo momento a livello di politica nazionale io diciamo che sono tra virgolette fedele al Partito Democratico, soltanto che più che altro come persona da votare in particolare non lo so, perché comunque Renzi diciamo che non sta sbagliando tutto, ma non sta nemmeno facendo le cose migliori, quindi io spero comunque che arrivi qualcun altro migliore da votare.